Buonasera, mezzanotte 26 minuti, ultima edizione del nostro telegiornale. Continua lo scontro politico sui fatti di Macerata. La polemica stavolta è tutta a sinistra con Liberi Uguali che contesta la decisione di annullare la manifestazione antifascista come reazione alla sparatoria di Luca Traini dopo l'appello del sindaco raccolto da più parti. Il sindaco di Macerata è preoccupato per l'ordine pubblico nella sua città e così lancia un appello per sospendere tutte le manifestazioni politiche. Un invito accolto dall'ANPI, dal PD e dalla CGIL che hanno cancellato la manifestazione nazionale antifascista già in calendario per sabato in risposta all'attentato ad opera di Luca Traini. Intanto il ministro dell'Interno, secondo la Repubblica, avrebbe detto: ringrazio l'ANPI per aver rinviato la manifestazione di sabato, spero che facciano lo stesso le forze politiche, se non succede ci penserà il Viminale a vietarle. Una dichiarazione respinta dalla sinistra. Inaccettabile il divieto di manifestare. Fascismo e antifascismo non sono in nessun modo paragonabili, sostiene Liberi Uguali, che conferma la sua presenza in piazza nonostante i toni più sfumati di Grasso, più sensibile verso le ragioni di ordine pubblico. Interviene anche la minoranza interna al PD. Cooper lo dice: penso che riempire la piazza sia il più formidabile anticorpo per chi voglia tutelare e rinvigorire la democrazia. Ma sono in molti a non voler rinunciare alla manifestazione a Macerata, come alcune organizzazioni studentesche di sinistra, la FIOM, i centri sociali e potere al popolo e circoli locali dell'ANPI e dell'ARCI. Adesioni che scavalcano la rinuncia delle organizzazioni nazionali, PD, CGL e ANPI, le quali annunciano però un'imminente manifestazione nazionale. E dunque, proprio stasera c'è stata tensione nelle vie del centro di Macerata al termine di una manifestazione organizzata da Forza Nuova che ha violato dunque il divieto del questore. Secondo quanto si apprende, gli attivisti sono venuti a contatto con le forze dell'ordine che hanno anche fatto delle cariche. Una decina di manifestanti sono stati portati in questura. E parliamo invece del processo sugli appalti del G8. Sono 4 le condanne per associazione a delinquere decise dal Tribunale di Roma. I giudici hanno condannato a 6 anni e 6 mesi l'ex presidente alle opere pubbliche Angelo Balducci, a 6 anni l'imprenditore Diego Anemone, a 4 e mezzo l'ex provveditore alle opere pubbliche della Toscana Fabio De Santis e a 4 l'ex generale della Guardia di Finanza Francesco Pittorru. È la sentenza di condanna del processo alla cosiddetta Cricca, accusata di aver pilotato appalti e commesse legati al G8 e ai grandi eventi. Assolto l'ex capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, la cui posizione era già caduta in prescrizione. L'offerta di Amsterdam per la sede dell'Agenzia Europea del Farmaco è incresciosa. Lo ha detto la Ministra della Salute Beatrice Lorenzin durante una conferenza stampa alla Camera, aggiungendo che gli olandesi, come si direbbe a Napoli, ci hanno venduto un pacco. A 24 ore dall'appello di Palazzo Marino al governo di prendere una posizione sulla vicenda EMA è il ministro Lorenzin a parlare. Assolutamente sì, non solo l'edificio previsto è la metà di quello che era stato scritto, in più costa 3 milioni in più rispetto a quanto avevano previsto nel primo dossier. Il riferimento è a Palazzo Spark, la sede provvisoria presentata dall'Olanda, dove trasferire l'Agenzia del Farmaco in fuga da Londra, una scelta figlia di un ballottaggio considerata una beffa dall'Italia. Intanto oggi Strasburgo ha dato il via libera alla missione prevista per il 22 febbraio prossimo del Parlamento europeo ad Amsterdam per verificare le condizioni del trasloco della sede provvisoria che deve essere operativa dal 30 marzo 2019 e controllare il cantiere di quella definitiva promessa a novembre scorso. Sembra inoltre che alcune criticità sul dossier olandese sarebbero emerse anche dalla riunione di ieri dei dirigenti EMA, come hanno riferito i rappresentanti italiani ai vertici di Palazzo Chigi, Comune di Milano e Regione Lombardia. La Corte di Giustizia dovrà decidere se il ricorso presentato dall'Italia sia valido o meno e il tempo gioca a nostro sfavore. La procedura standard a tempi lunghi e poi c'è un particolare che allarma i legali italiani. Il giudice incaricato ad occuparsi del ricorso d'urgenza contro l'Olanda è olandese. E andiamo a vedere cosa accade in Siria, dove proseguono i bombardamenti e purtroppo cresce anche il numero delle vittime.
Sono almeno 200 le vittime accertate in 4 giorni di bombardamenti russo-siriani sulla città di Ghouta. Oggi le ultime 58, tra cui 15 bambini, città ribelle mai arresa sia alle forze governative dei loro alleati russi. Ghouta è sotto assedio da 4 anni e da lunedì è prepotentemente tornata nei mirini delle aviazioni, sia russa che siriana, ma russa anzitutto, dicono gli osservatori, perché c'è da vendicare la morte di un pilota di Mosca abbattuto dai ribelli col suo jet lo scorso weekend. E questi sono i risultati. Spostandoci nell'area di Deir ez-Zor, ecco altri protagonisti della querela siriana. Qui infatti operano le forze democratiche siriane appoggiate dall'America, in funzione anticalifato, sostengono dal Pentagono, ma senza negare un occhio di riguardo al destino del regime del presidente siriano Assad, che Washington vorrebbe defenestrare. Forze americane che nelle ultime ore, con raid mirati, hanno ucciso almeno 45 tra soldati regolari siriani e miliziani alleati, in risposta ad attacchi di questi ultimi contro le forze democratiche appoggiate appunto dagli Stati Uniti. A testimonianza tutto ciò che la normalizzazione sul suolo siriano rimane per adesso un'utopia. I russi accusano gli americani di volersi impossessare delle risorse del paese orientale. L'area di Deir ez-Zor, dove si muovono infatti, è quella che ospita i più grandi giacimenti petroliferi del paese. E domani scattano le Olimpiadi invernali di Pyeongchang, nonostante il freddo intenso e i virus influenzali in Corea del Sud, è il clima olimpico che veramente sta contagiando tutti. A Pyeongchang la temperatura è di gran lunga sotto lo zero e il freddo pungente condizionerà anche la cerimonia di apertura delle Olimpiadi domani a mezzogiorno, ora italiana. Gli atleti delle 92 nazioni faranno passerella per 30 minuti al massimo, sotto gli occhi di pochi leader e di qualche testa coronata che prenderanno posto sugli spalti insieme a 35.000 spettatori. Top secret la scaletta dello spettacolo, che avrà come motivo conduttore il tema della pace, rinforzato dalla sfilata unita delle due Coree. Oggi la delegazione del Nord si è sdoppiata, una parte della squadra allo stadio, le cheerleader al villaggio olimpico per l'alzabandiera. Sul pennone è salito anche il nostro tricolore e dopo l'inno di Mameli gli azzurri hanno trascinato in timidi passi di danza le mascotte dei giochi. Grandi sorrisi pure per un divertente fuori programma, testimoniato da questo video diventato subito virale. Sleep. Uh-oh. Il tecnico doveva soltanto effettuare il test dell'impianto di amplificazione, ma la sua interpretazione di un famoso brano di Pink ha conquistato tutti a poche ore dal via ufficiale delle gare, già scattate oggi con le qualificazioni del curling e del salto con gli sci. Ebbene, prima di chiudere, da segnalare il nuovo tonfo della borsa di Wall Street. In chiusura il Dow Jones ha segnato meno 4,2%, mentre il Nasdaq ha ceduto il 3,90%. È davvero tutto, grazie per essere stati con noi, buon proseguimento.